Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: per Silvia Toffanin non c'è stato nulla da fare, un evento ha cambiato tutto, ecco di cosa si tratterebbe, i dettagli e le curiosità. Una donna forte, talentuosa e professionale che con la sua semplicità ha conquistato milioni di telespettatori che seguono la sua trasmissione ormai dalla sua prima conduzione, nel 2009, stiamo parlando della splendida Silvia Toffanin. Ella è al timone del noto programma Verissimo, dimostrando la sua professionalità in termini di conduzione e di interviste ai personaggi famosi che spesso le aprono il cuore rivelando aneddoti della loro vita privata. Silvia muove i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al concorso di bellezza Miss Italia nel 1997, arrivando sino alle selezioni finali. Ma la vera notorietà ella la riesce ad ottenere grazie alla trasmissione Passaparola, condotta da Gerry Scotti, dove negli anni 2000 viene scritturata in qualità di letterina insieme ad altre amiche, oggi influenti nel mondo televisivo come Ilary Blasi e Alessia Mancini. Terminata l'esperienza nel programma, la ragazza prosegue conducendo un programma su Italia 1 dal titolo Moschito, proseguendo l'attività da conduttrice nella rubrica Non so l'uomo da per molti anni, circa 7 edizioni, riscuotendo un ottimo successo. Successivamente, ella passa al timone del noto show Verissimo, condotto in precedenza da Alfonso Signorini e Paola Perego, rimanendovi ancora oggi al timone del programma. In più di una occasione, ella ha rivelato che il format per lei è una seconda famiglia. Prima di approdare nel mondo dello spettacolo, la giovane Silvia si è laureata in lingue e letterature straniere presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore con una tesi sui telefilm americani per adolescenti. La vita sentimentale di Silvia Toffanin. La donna, come in molti sanno, è legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell'azienda Mediaset, e questa rappresenta una delle storie più chiacchierate nel mondo dello spettacolo. La Toffanin, qualche tempo fa, in un'intervista all'editoriale FC Magazine, ha parlato dell'invenzione dei paparazzi circa il loro matrimonio rivelando: "Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo, la verità è che noi siamo felici così". Il dramma affrontato dalla conduttrice. Silvia Toffanin da anni ormai è la conduttrice del noto programma Verissimo, uno dei format più seguiti e apprezzati dagli spettatori. Di recente, però, nonostante la sua brillante competenza in termini di conduzione, non è riuscita ad affrontare la concorrenza. In particolare, nella puntata di domenica, Verissimo è riuscito ad ottenere solo 1.632.000 spettatori, precisamente il 12,2% di share contro domenica in che è riuscito ad ottenere 3.172.000 spettatori con il 21,5% di share. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.